secco, mi verrebbe da dire Marquez, Marc Marquez, perché comunque è il vero talento esplosivo, perché probabilmente il miglior pilota è il pilota più veloce che c'è, anzi toglierei probabilmente il più pilota più veloce che c'è in circolazione, credo nel mondo, in tutte le discipline, per cui il pronostico viene naturale pensare che sia suo il mondiale. Qua però io ho, come dire, un'affezione personale per i nostri, spero sempre che ci siano. Io spero che Valentino sia sempre lì a lottare, che non faccia difficoltà, che torni per dimostrare che a 40 anni in effetti è ancora presente. Spero che Andrea Dovizioso, che per 2 anni di fila ci ha provato andandoci anche vicino, soprattutto 2 anni fa, sia lì a giocarsela, così come Danilo Petrucci, il quale forse però ha un qualche possibilità in meno di Andrea Dovizioso, ma queste sono le mie speranze, però il pronostico diciamo che dice Marquez. Allora, ne ho un paio, senza dubbio. Uno è molto bello ed è il duello degli ultimi 3 giri a Barcellona nel 2009, quando Rossi e Valentino con la Yamaha si giocavano la vittoria, e Valentino si rese protagonista di un sorpasso all'ultima curva, dove di solito è impossibile passare, riuscendoci e vincendo quella gara. Fu una telecronaca divertente per noi, adrenalinica, e quello è un episodio che ricordo con grande piacere. Potrei dirtene altri 1000, però se mi chiedi quale mi viene in mente, di solito a me viene in mente Barcellona 2009. Poi ce n'è uno brutto e doloroso, che però dal quale non posso prescindere, perché comunque è una parte importante della mia carriera di raccontatore, pur rappresentando una ferita profondissima, che purtroppo è la scomparsa di Marco Simoncelli. Trovarsi a raccontare la morte di una persona a cui vuoi bene nello sport che ami è una cosa che non auguri al tuo peggior nemico.